Lo stimolo ad intraprendere l'attività politica l'ha trovato nel discorso di Giorgio Napolitano del 25 aprile, quando il Presidente della Repubblica parlò di forze antipolitiche. Quella parola antipolitica lo ha spinto ad essere parte attiva del movimento di Beppe Grillo. Vincitore delle primarie online, Marcello De Vito, 38 anni, avvocato amministrativista, ha dato il via oggi ufficialmente alla sua corsa per il Campidoglio, dove dovrà vedersela con il vincitore delle primarie del Partito Democratico, cui corrono tra gli altri Ignazio Marino, David Sassoli e Paolo Gentiloni, il sindaco uscente, candidato PDL Gianni Alemanno e quelli che sembrano outsider, Alfio Marchini e Umberto Croppi. Se verremo esclusi da un eventuale ballottaggio, non appoggeremo nessuno, avverte De Vito. Il suo primo atto da sindaco sarà esaminare il bilancio e gli atti commissariali, impugnare i contratti sui derivati riguardo ai quali la Corte dei Conti ha già avviato indagini. Assicura poi il controllo sulle società partecipate per individuare le eventuali responsabilità in merito ai 30 miliardi di perdite accumulati, ma nessun avvio di privatizzazione. Siamo chiaramente contrari ad ogni forma di privatizzazione, quindi all'ulteriore vendita di questo 21% di Acea, come alla privatizzazione probabile del 49% di Ama. E quindi ci opporremo. Ironizza sul rapporto con Beppe Grillo, che dice ha incontrato per la prima volta a gennaio di quest'anno. Non anticipa nulla sul programma che presenterà, perché deve essere ancora ultimato con l'aiuto della rete dei cittadini, ai quali assicura trasparenza e partecipazione. Monica Napoli, Sky TG24.